Diciamo che negli ultimi anni si è assistito a un lieve calo della donazione del sangue in Abruzzo, però è un calo che persiste ogni anno, quindi è necessario intraprendere immediatamente delle azioni per contrastare questo trend negativo. Per mantenere in equilibrio la situazione in Abruzzo abbiamo dovuto importare circa 2.500 unità di sangue dalla Lombardia, che ci ha sostenuto in una logica di autosufficienza nazionale, ma dobbiamo fare di tutto per diventare totalmente autosufficienti. In modo particolare l'assessorato alla salute è molto vicino a questa forma, a questa attività, con documenti concreti. Abbiamo già elaborato un programma di interventi che si basano su due direttive ben precise. Uno è finalizzato alla sensibilizzazione di tutti i cittadini affinché si possa donare sempre di più, perché il sangue è fondamentale per la rete ospedaliera, per la rete dell'emergenza-urgenza. E poi abbiamo istituito un tavolo di concertazione dove sederanno non solo le istituzioni ma anche tutte le associazioni per delineare quelle linee programmatiche importanti di progetti che saranno sostenuti anche da un punto di vista economico con i fondi sanitari, e quindi daremo questo valido contributo affinché la regione possa governare tutto il sistema in maniera omogenea nella nostra regione.